Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con la partita in differita, chiaramente la sto rivedendo su Roma TV. Sono appena tornato a casa, sono senza voce e chiaramente è già finito tutto. Però questo video volevo farlo perché è un momento molto bello, è la prima volta da quando seguo il calcio in maniera importante, no? Perché prima ero troppo piccolo, che la Roma arriva ai quarti di finale di una competizione del genere, quindi sicuramente c'è grande emozione. Prima però di lasciarvi al video, agli highlights, ai momenti emozionanti in cui chiaramente assieme a Roma Crew, a proposito iscrivetevi e vedete anche gli highlights che sono presenti sul canale Roma Crew, quindi prima di fare il tifoso volevo un attimino parlare di calcio assieme a voi. Ultimamente lo sto facendo un po' poco, spero di tornare presto a parlare di calcio anche con la serie Il mio pensiero contro il mio pensiero contro il pensiero del web. In particolare volevo parlarvi un attimino di tattica, un'analisi tattica, perché molti mi diranno la Roma ha giocato male il primo tempo, bene il secondo. Così come è stato detto dopo la partita contro il Torino, non sono per niente d'accordo. La Roma ha un problema che è più tattico che mentale, anzi io penso che sia quasi soltanto tattico. E non è un caso che abbia perso tutte queste partite in casa. Scusate il gioco di parole, nel senso che la Roma va in crisi e fa difficoltà quando deve necessariamente attaccare e fare gol. Quando invece può permettersi di partire in contropiede, non soffre. Tant'è vero che a Napoli non ha questa sofferenza. Voi mi direte sì, però anche a Napoli si è andato sotto. Sì, ma tu hai pareggiato subito. Il Napoli non ha avuto proprio la possibilità di chiudersi in difesa. Paradossalmente anche l'1-1 è arrivato in contropiede, perché comunque appunto non si erano ridisposti. Nainggolan serve un der e pareggia. Oggi la stessa cosa, Shakhtar difesa molto alta, tu riesci a segnare quel gol con Dzeko. Per il resto sono contentissimo, quindi adesso dai Roma, siamo ai quarti, vi lascio agli highlights. Mi dando un bacione e vi chiedo un like sotto questo video se siete della Roma, se non siete della Roma, se volete lasciare dislike, fatelo, ma comunque commentate qui sotto e ditemi la vostra in generale su questo discorso di tattica che vi ho fatto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi se non lo siete già, io vi saluto e vi ringrazio. E niente, mi hanno improvvisato un attimo PF, vi lascio al video. Ciao! Siamo per partire, ragazzi. Sarà la Roma a Mamma mia. battere che attaccherà Verso dalla Cumanon. destra alla sinistra dei vostri delle schermi. L'ho rubata al maestro Edonio questa, Si perdonatemi. parte il calcio d'inizio di Dai. Edin Dzeko, poi subito lancio verticale di De Rossi, che chiaramente parte basso, quasi come quinto, anzi come terzo centrale, quindi quinto difensore. E sarà importante anche l'impostazione di Daniele. L'abbiamo visto col piede caldo contro il Torino, Tira! appena del gol. Lui entra in clima partita, c'è cioè Kolarov centrale da Dzeko, che poi vede Oh! subito l'inserimento di Nainggolan. Prova a girarsi, linea di rigore, Nainggolan è fuori ancora da Dzeko. No, vabbè, Dzeko che tira Milano. una mozzarella, ma perché? Dzeko di più grinta, porca paletta, Oh, no, no. Ma no. povero paletta, quel cazzo! calciatore che già è brutto de suo. Prima che attacca da curva sud verso curva nord. Hanno già detto, Decimo minuto in corso, calcio di punizione per lo Shakhtar, battuto forte e teso. Mamma mia, porco rischia Giuda. autogol. Con Florenzi che mette palla in calcio d'angolo. Qui ha rischiato tantissimo la Roma. Ma che siamo matti, non giochiamo. Allora, comunque io vedo una cosa molto positiva. Attenzione, Juan perché in Sebastian. settimana si parlava, lo dicevamo anche in puntata, del fatto che la Roma in casa vada in crisi, soprattutto da un punto di vista tattico, quando ha la necessità di attaccare. Invece lo Shakhtar, e ce l'aspettavamo in parte, non sta giocando per niente chiuso. Anzi, in questa circostanza Vai. dimostra di avere la difesa altissima. Quindi paradossalmente la Roma può giocarla in contropiede, questo è il discorso. Scusate, si sblocca il risultato anche al Villa Park di Birmingham perché l'Aston Villa sta sotto di un gol contro il QPR. Beh, la ringrazio. Attenzione però, No, va a se fuori terra un der. No, un non der mi no, ragazzi. dire. Lo sapevo che è crociato. Perché? Oh, ma lo mutate Beh, per pure Bruno favore. Perez avanti, perché no? Lo mutate per favore, sto fagiolo qua dietro. Non ho capito che è successo. Stiamo giocando Crociato contro lo per Shakhtar. Una partita di calcio, Finale pallone, di ritorno di 11 persone da una Champions. parte, 11 persone da un'altra, 10 giocano fuori, uno gioca in Noi siamo porta. quelli rossi. Ha preso una botta, ragazzi, ha preso una botta, tempo che l'ha assorbita e poi si è rialzato. Di che stiamo parlando? Guarda, tanta Non, professionalità. cioè, No, no, si è alzato cantando non mi avete fatto niente. Cioè, non capisco perché tutta questa attenzione. Arriva anche il primo gol del Marine contro il Lancaster. Grazie, grazie maestro. No, vabbè, sì. Finisce qui il primo tempo, Roma 0, Shakhtar 0, momentaneamente Shakhtar ai quarti di Champions League. Detto così è molto molto brutto. Aspettiamo, insomma, lo sappiamo che la Roma, allora, statisticamente la Roma gioca in tempo, il primo non abbiamo giocato. È vero, è vero. Quindi io mi aspetto che nel secondo tempo la Roma, se non altro, giochi.
E ripartiamo con il secondo tempo di Roma Shakhtar Donetsk, sperando che questo sia il tempo nel quale la Roma gioca finalmente, in modo che ci dia la possibilità di poter fare qualcosa. Invece partono subito loro, a quanto pare. Qui esce Alisson, portiere, male. Il problema è che se entri con un atteggiamento da squadretta, chiunque ti batte, chiunque. E lo Shakhtar comunque, per stare qua, vuol dire che qualcosa ha fatto. Vuol dire che ci crede. E se tu entri con questo atteggiamento, è ovvio che non riesci a fare niente. Speriamo bene, ragazzi. Tutte cavolate. Che vuol dire che ci crede? Guarda che stiamo, cioè, ci stiamo pure noi qui. Cioè, nel senso, chi? Siamo noi gli sfiduciati che non ci crediamo mai a ma niente. Ma loro ci credono, arriva fino a qua. Se lo Shakhtar arriva fino a qua, escono... Allora la Roma non ci crede, ci siamo pure noi qua. E infatti si è visto all'andata, infatti vince. Siamo 0-0, la, cioè. la risposta è che lo Shakhtar, questa è una partita da 180 minuti, vincevamo la prima 1-0, ma perso 2-1, e ci può stare. Mo abbiamo fatto un primo tempo dove non abbiamo fatto niente. Sì, ogni volta però uno si abbatte e no, ma non è una questione di abbattersi o meno, ma che non è questione di abbattersi o meno, è questione che la Roma, oh dai, forza, 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 forza. Shakhtar 0. Allora devo parlare male da Roma, lo facevo prima. Precisiamo che il discorso non cambia. Ma non bisogna assolutamente mettersi a difenderci. No, certo. Sotto le gambe. Ma adesso come caratteristiche? Sotto le gambe. Bello. Teoricamente gioca meglio. Il lancio per Edin Dzeko che entra dalla. Ma questo risultato non basta ancora alla Roma. Lei è veramente un deficiente, se lo faccio dire. Attenzione, intanto a Under dalla destra, palla fuori per Dzeko, fa meno, per Perotti destro! No, ma come fai, io? Ma poi ti l'ha convinto, ma che è qua roba? La chiamata in Golan, l'ho visto Strootman. Bravissimo! Che la mette egregiamente, poi la vorrebbe mettere al centro, sta arrivando Dzeko, palla fuori per Dzeko! Oddio mio ragazzi, è uscita di niente! L'appoggio di Rajan Nainggolan per Edin Dzeko, che arriva da dietro e prova a mettere il pallone sul secondo palo, e la palla che esce veramente veramente di poco. Tanto io mi sono spaccato. Oh! Mannaggia la miseria, ragazzi. Nel frattempo. Occhio! Rosso diretto. Vattene a casa, va. Sinceramente preferivo continuare a vedere in 11. Ah, certo. Certo. Preferivo continuare a vedere in 11 e segnare sto cavolo. Attenzione, perché Barone Lidom diceva che se giocava meglio in 10. Ragazzi, manca un minuto e mezzo alla fine. Con le mani Florenzi, corto da Perotti che viene incontro, poi no, perché non c'è andato con il dito. Mamma mia, raga, abbiamo rischiato di prendere il gol, perché ho perso 10 anni di vita minimo. Mamma mia, attaccalo! 15 secondi. Buoni tutti, fermi, zitti tutti, raga. Zitti tutti. Pronto a rinviare, sono tutti zitti finché non fischia la fine. Tutti zitti finché non fischia la fine. Mancano 5 secondi, ragazzi. Mancano 5 secondi, palla per Cola. Basta, io non posso più strillare, devo cantare fra domani, dopodomani, mamma mia, ragazzi, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, non so. Lo sapevo. Qui si fa festa. Aspetta, portaci. Aiuto. Facce cattive. Facce che esultano, ragazzi. Volevano vincere ma a famo se sono attaccati al cazzo.